un vecchio padre, poverissimo, un brutto giorno morì, lasciando le poche cose che aveva ai suoi tre figli. Al più piccolo toccò un gatto. Sì, 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 bambini, un gatto con tanto di baffi e tanto di coda, ma a un gatto meraviglioso, un gatto, bambini, parlante e intelligentissimo. Si fece comperare dal suo padroncino un bel paio di stivali, un cappello piumato e... Avanti dunque, alla prima azione, catturerò una lepre per il re. Il re? Certo, padrone, proprio per il re, e vedrai che avrò fortuna per te. Così, padrone, corro in gran velocità verso la reggia di sua maestà. Messer Gatto desidera conferire con vostra maestà serenissima. Oh, ma è meraviglioso! Non ho mai, dico mai, veduto un gatto parlante! Un gatto... con gli stivali e un cappello piumato, padre mio! Straordinario! Eccezionale! Incredibile! E tu, micio, saresti venuto... per offrire questa lepre... in umiltà da parte del mio padrone, il marchese di Carabà. Hai inteso, figlia cara? Ma che... ho sentito, ho sentito. Bene, micio carissimo, ringrazia il tuo nobilissimo padrone e intanto ecco qua, prendi pure questa borsa di monete d'oro e torna a corte quando vuoi. Sarai sempre un gradito ospite. Il re restò di sasso, lo avete sentito, e si augurò che il gatto tornasse, ed infatti il gatto tornò e ritornò, e si ebbe ogni volta il suo bel premio che regolarmente portava al suo padrone. Una sera riuscì a sapere che il re avrebbe fatto una passeggiata lungo il fiume all'indomani con la principessa, e il giorno dopo egli ed il suo padroncino erano vigili in attesa. Il fiume, presto, gettati, padrone, gettati, che sta arrivando Gnaffe, il re Nardone. Aiuto, aiuto, a poco, aiuto. Fermatemi, fermatemi, attenzione, sta annegando il mio padrone. Ma che cosa succede qui? Oh, sei tu, micio carissimo. E dimmi, dimmi pure, che cosa ti accade? Oh, sire, che fatalità! Sta annegando il marchese di Carabà! Il marchese di Carabà? Il marchese di Carabà sta annegando e voi tutti ve ne state qui fermi? Ma che cosa aspettate, che vi faccia mozzare il capo? Presto, volate! E guai a voi se non mi portate qui il mio amico vivo! Sta tranquillo, micio, sarà salvato, ed io potrò avere il piacere di conoscere finalmente questa simpaticissima persona. Vero, figlia cara? Sì, padre mio. Oh, che desolazione! Hanno rubato i vestiti al mio padrone. Oh, povero marchese, ma non bisogna angustiarsi per questo. Rimediamo subito, micio mio. Ehi voi, andate subito a palazzo e portate immediatamente uno splendido vestito per il mio amico il marchese di Carabas. Rivestito, il
Il marchese, chiamiamolo così anche noi, il marchese di Carabà, era davvero bello. E la principessa lo guardò interessata e lo stesso effetto fece la principessa al giovane. Il re, finalmente, dopo aver guardato un po' di qua e un po' di là, si decise a parlare. Marchese? Marchese? Marchese! Come dite, maestà? Stavo dicendo, marchese, che stando così le cose, potreste tenerci compagnia nella nostra passeggiata. Oh, volentieri, molto volentieri, mi onorate. Che si proceda! Andiamo! Il gatto, intanto, precedendo la carrozza, andava dicendo a tutti i contadini che sarebbero stati uccisi se non avessero detto che quelle terre erano di proprietà del marchese di Carabà se il re lo avesse loro domandato. Ed infatti, quando giunse il cocchio del re, a chi mai appartengono queste terre che state esoticamente coltivando? Al nobilissimo signor marchese di Carabà, sì. Ma maestà, sono tutte sue, sì, ho a perdita d'occhio. Tutte. Furbacconissimo, figlia mia cara. Padre. Figlia cara, il nostro simpaticissimo marchese. Sì, padre. Sempre precedendo il corteo reale, il gatto giunse al castello dell'Orco Verde. Quello doveva essere l'ultimo colpo. Pur battendo i denti dalla paura, entrò. Mi hanno detto, orco, che tu hai una qualità, una possibilità. Puoi trasformarti in qualunque cosa, in bestia magari. È vero? Ma certo! Certo che è vero! Lo sanno tutti! Ma sarà! Oh, come? Come sarebbe sarà? Non sarà! Ne dubiti! No! Ma vorrei vedere! Che male c'è se, ecco, per esempio, tu potresti diventare un topo? Un topo? E perché proprio un topo? Oh, certo che lo potrei! Non credi, eh? E allora guarda! 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 Visto! Visto! Sono diventato un topo, eh? E come? E come? Un boccone solo? E l'orco trasformato in topolino fu ingoiato. Ora anche il castello poteva appartenere al marchese di Carabas. Ed il re, che passava di stupore in stupore, pretese addirittura che la principessa sua figlia sposasse il giovane. E quelle nozze si fecero, e mai unione risultò più felice. In quanto al gatto, il gatto fu trattenuto a corte con ogni riguardo e di tanto in tanto si divertiva a giocare, solo per scherzo, si capisce, e per passare il tempo, con qualche povero topolino.